Ben ritrovati amici modellisti anonimi, eccoci qui all'uscita numero 29 di Auto Vintage Europe Collection. La vettura in questione è la Citroen CX del 1974, ma prima di osservare il modellino, come sempre diamo il consueto sguardo al fascicolo. Prima parte dedicata al modello, se ne descrive la storia, la derivazione, le vicende commerciali, il nome CX derivante dal fatto che si proponeva con una linea molto molto particolare che conferiva un CX, quindi un coefficiente di penetrazione dell'aria molto molto favorevole, e si descrivono tutte le caratteristiche innovative ma nel solco comunque della tradizione Citroen. Poi ritroviamo un'immagine del nostro modellino corredata, contornata da alcune didascalie che ne descrivono alcuni elementi particolari. Un altro articolo poi dedicato alle diverse declinazioni, l'evoluzione più sportiva e l'evoluzione più lussuosa di questa particolarissima vettura, e per finire poi un focus sul 1974, quindi vengono descritti gli avvenimenti che più hanno caratterizzato quell'anno, quindi lo scandalo Watergate, la comparsa sulle scene del gruppo musicale ABBA e anche la scoperta delle statue facenti parte dell'esercito di terracotta ritrovate in Cina. L'ultima pagina poi l'anticipazione di quella che sarà l'uscita successiva, la Peugeot 106 XSI, apparentemente carina, anche se forse incompleta di qualcosa, qualche tampografia forse qui sembrerebbe mancare, ma modellino alla mano poi lo vedremo bene. Adesso è il momento di osservare il modellino. Modellino che vedete qui in questo particolare colore, non so quanto verosimile, ma comunque un colore molto molto vicino a questo, l'ho visto nelle fotografie dell'epoca, quindi ritengo che fosse possibile averlo in questo blu, forse blu Camargue, di una tonalità davvero particolare. Ma estraiamo il modellino per poterlo osservare meglio. Ed eccola qui. Modellino dalla linea molto molto particolare, come detto in perfetto stile Citroen, le forme avveniristiche e la tecnologia utilizzata. Vediamo la vettura un po' sui diversi lati e poi partiamo come sempre con la nostra analisi dall'anteriore che riprende le linee delle Citroen del tempo. Parliamo della GS ad esempio, ma si va sempre nel solco anche della DS. Anteriore dominato dai fari trapezoidali, fari perfettamente realizzati, come potete vedere l'ottica interna è davvero molto 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 realistica, non ci sono pioli di fissaggio, tutto è fatto molto bene, bene anche la calandra anteriore, ha listelli orizzontali fondamentalmente, poi bordata sia in alto sia in basso da un profilo color cromo, e il simbolo Citroen al centro. Al di sotto, si tratta di una prima serie, ritroviamo un paraurti in lama d'acciaio all'interno del quale, proprio sotto i fari principali, ritroviamo poi le luci supplementari. In questo caso purtroppo sono realizzate con una plastica perfettamente trasparente, fin troppo cristallina, avrei gradito meglio forse una lavorazione un po' più opaca o tipo i fari principali, in modo da far vedere, far percepire la presenza di un elemento trasparente, cosa che qui in questo modo non sembra. Al centro la targa e al di sotto poi questi rostri di colore nero, non so quale fosse la funzione. Si va avanti sul lungo cofano, un cofano lungo e dalle forme molto molto levigate, movimentato solo da questo rigonfiamento con relativo sfogo d'aria, in ogni caso gradevole il tutto. La verniciatura è sostanzialmente buona, molto molto uniforme, sufficientemente lucida ma mai pesante, i lineamenti della carrozzeria si vedono sempre tutti in maniera molto molto netta. Panoramico il parabrezza bordato da una cornice color nero, e al centro poi ritroviamo il targe di stallo monospazzola, anche questo forse un elemento atipico per il periodo. Nella parte iniziale del tetto poi ritroviamo l'antenna
in plastica cromata, l'antenna radio in plastica cromata. Vista laterale molto molto particolare, come vedete è una linea a due volumi ma dalle forme molto molto filanti, molto allungate, linee comunque, superfici sempre in ogni caso belle levigate, quindi non c'è niente sulla fiancata che possa dare grande movimento. La particolarità è data dalla semicarenatura delle ruote posteriori, un qualcosa che ha caratterizzato la Citroen, le linee dei modelli Citroen in quel periodo, anche qualche anno successivo. Parte centrale della vettura, del corpo della vettura, troviamo le portiere con una bella cornice color metallo lungo le superfici vetrate, anche sul terzo montante, vedete una bella lavorazione color metallo riportante poi il logo CX, e il terzo finestrino di dimensioni generose. Tutte le linee e le proporzioni mi sembrano comunque molto molto ben catturate. La vettura ha una bella presenza. Forse migliorabile il retrovisore esterno, poiché in plastica però verniciato in un argento satinato, forse sarebbe dovuta essere cromata. Bellissime le maniglie invece, le maniglie di apertura della portiera realizzate in plastica separate dal corpo vettura, in plastica cromata, davvero di grande effetto. Poi, capitolo pneumatici, gruppo ruota, ben inserita all'interno di passa ruota, non lo so, non ho avuto modo di verificare la correttezza della proporzione tra cerchio in metallo e coppa cromata copriruota, diciamo l'impostazione corretta, non so se le proporzioni lo sono altrettanto. Comunque non mi dispiace l'insieme, i colori sono quelli giusti, quindi il cerchio di questo color avorio e la coppa copriruota color cromo. Per quanto riguarda il colore della carrozzeria in generale è un blu, forse il blu Camargue, credo un colore esistente in gamma Citroen, l'ho visto anche su un modello reale, si avvicinava tantissimo a questo colore, quindi penso che sia quello. Poi la sfumatura può anche cambiare, però un colore sicuramente simile a questo in catalogo c'era. Passiamo alla vista posteriore, che si caratterizza per la presenza di questi fari a sviluppo verticale realizzati in plastica colorata di tre colori, rosso, trasparente e arancione, davvero molto molto ben realizzati con l'ottica ben presente. Idealmente i due gruppi ottici sono collegati nella parte superiore da questo elemento color metallo, al centro riporta la serratura per apertura del cofano posteriore, sul margine destro l'indicazione del modello Citroen CX 2000 e il motore 2000 è stato la prima motorizzazione disponibile per questo modello. Al centro nell'incavo del bagagliaio ritroviamo la targa e in basso poi il paraurti in lama d'acciaio, sul lato sinistro poi fa capolino il tubo di scarico. Anche il lunotto è bordato da una cornice color alluminio, la forma è convessa, quindi non è liscio per evitare riflessi, e come spiegato anche sul fascicolo, le turbulenze create da questa forma particolare impedivano, comunque ostacolavano il depositarsi dell'acqua piovana sul lunotto stesso, e contribuiva a mantenerlo pulito anche in occasione di giornate piovose. Alla base del lunotto poi ritroviamo questo elemento nero che va a completare il quadro di coda. Lato destro speculare a sinistro, la differenza sta nell'assenza del retrovisore e nella presenza dello sportello del carburante, anche se caratterizzato solo tramite una tampografia nera che delimita il perimetro dello sportellino, niente di che. La vista superiore ci consente di vedere i volumi di questa vettura, un bel cofano di grandi dimensioni e tutto il volume, il secondo volume che si spinge fino alla coda. Comunque gradevole davvero l'aspetto di questo modellino. Inferiormente c'è ben poco da vedere, non so se l'auto fosse realmente così carenata, ma di organi meccanici non se ne vede nemmeno l'ombra, ritroviamo solo un accenno di tubo di scarico. Per quanto riguarda gli interni, la selleria e il cruscotto riprendono il colore della carrozzeria, tutto è fatto molto molto bene, tutto è ben definito e netto, ritroviamo qualche nota di colore in corrispondenza della leva del cambio, vedete la leva del cambio è
Il freno a mano sono verniciati in nero, intorno alle del cambio ci sono delle pulsanti color grigio e il posacenere a sportellino nero, con un'altra pulsanteria sulla sommità del tunnel, come potete vedere. Da segnalare anche la presenza, purtroppo, magari non riesco a farvela vedere, però anche il quadro strumenti presenta all'interno, il volante sì, pure è nero naturalmente, il quadro strumenti secondo me è sbagliato, poiché presenta indicatori tampografati con un contachilometri analogico a lancetta classico, mentre questa vettura avrebbe dovuto averlo a tamburo, un po' come visto sulla GS uscita in precedenza. La versione del contachilometri con lancette classiche fa parte della seconda, quella che aveva i paraurti in resina che si integravano meglio con la linea della carrozzeria. Quindi il fatto che secondo me la strumentazione di bordo non sia molto visibile è un bene, poiché comunque si tratta di qualcosa di sbagliato secondo me. In ogni caso, al netto di questo secondo me errore, il modellino si presenta davvero molto molto bene, mi piace, nutro un certo affetto comunque per la Citroen in generale, ma non si può negare che sia stata una casa costruttrice che abbia fatto delle innovazioni e delle linee ardite proprio biglietto da visita. Il modello comunque è carino, anche il colore mi piace molto, da verificare forse il gruppo ruota, ma qui forse potrete venire anche voi a darmi dritte in più. Modellino secondo me comunque valido. Grazie per avermi seguito e arrivederci alla prossima recensione.